Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio. Campionato mondiale di calcio. Andiamo a vedere insieme le classifiche dei gironi della competizione. Colleghiamoci adesso con lo stadio per la diretta della partita. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. EA Sports, pronto a offrirvi l'emozione del grande calcio direttamente a casa vostra. Protagonista questa sfida che ha monopolizzato l'attenzione dei tifosi, degli addetti ai lavori. Se ne è parlato moltissimo nella vigilia. Adesso le chiacchiere lasciano spazio al campo e siamo pronti a goderci la cosa più importante, lo spettacolo, questi 90 minuti e capire chi avrà la meglio. Rimanete con noi, amici da casa, è una grande sfida questa. È una bellissima giornata di sole quella che accompagna oggi le squadre in campo, i tifosi ne hanno approfittato per riempire le tribune. Un saluto da Pierluigi Pardo, con me come d'abitudine Lelia Dani per il commento tecnico. 3 punti in palio per migliorare la propria classifica nella fase a gironi della Coppa. Questa partita si presenta già come fondamentale per il loro cammino nel torneo. Se arrivasse la seconda sconfitta di fila dopo quella all'esordio, le cose si metterebbero malissimo. Ecco i titolari azzurri che si schierano dunque con questa formazione. Gigio Donnarumma tra i pali, Barella insieme a Locatelli nel mezzo e un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. Sta avanzando. Crossa verso il centro. Palla che viene rilanciata in avanti. È in fuori gioco, si vedeva anche da qui, deve stare più attento a queste situazioni. Sì, stare fermi serve solo a semplificare il compito alla difesa. La capacità di andare in velocità, il dribbling per Chiesa, caratteristiche importanti, vedremo quello che saprà regalare. Ha un tiro potentissimo, dal suo piede partono delle legnate che difficilmente i portieri riescono a trattenere. La difesa dovrà stare molto attenta a questa situazione, Pier. Retteghi, c'è il tiro, stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Qui intanto rivediamo il tentativo precedente. Torna il possesso del pallone con questo intervento. Occasione per passare in vantaggio. Pallone arretrato. Palla che sorvola la traversa, altissima. Palla che sbatte ancora, resta lì. E c'è il gol! Gol praticamente a porta vuota. Un gol clamoroso, Pier, che merita davvero di essere rivisto. Ha letto la traiettoria della palla alla perfezione e l'ha colpita al volo spedendola alle spalle del portiere con questa conclusione da lontano. Interviene proprio all'ultimo e salva. Supera il difensore. Retteghi. Palla in rete. Non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. E rivediamo il replay dell'azione precedente. Hanno preso un gol evitabilissimo sugli sviluppi di una palla rubata. Un'ingenuità incredibile a questi livelli.
può lanciarsi sulla fascia. Buona possibilità e il pallone entra, nulla da fare per il portiere. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Ha offerto una buona prova nella prima metà del match, si sta muovendo bene in campo, sembra essere davvero a proprio agio. Ha dato il vantaggio alla sua squadra con una zampata nel finale del primo tempo. È in fiducia, può rivelarsi determinante anche nella ripresa. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Partono in contropiede, c'è spazio. Parata straordinaria, come un gol. Pallone in mezzo. Colpo di testa che non ha creato nessun problema al portiere. Pallone che si è spento sul fondo. Silas. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì e va in gol. Portiere non impeccabile sul primo tiro e ne ha approfittato. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da un intervento maldestro del portiere che non è riuscito ad allontanare la palla sulla prima conclusione, favorendo poi l'inserimento dell'avversario che non ha avuto problemi. Occasione per il gol del vantaggio. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. C'è il cambio dunque. Palla in gioco. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Per quanto ha fatto vedere fino a questo momento è sicuramente sotto la sufficienza, come anche i numeri confermano. Prestazione fino qui davvero poco brillante la sua. Gli manca qualcosa. Il portiere ha avuto vita facile ed il punteggio infatti è bloccato sul pareggio. Era un bel tiro nelle intenzioni, è finito alto sulla traversa. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Finisce qui dunque parità in questo match. C'è stata la reazione dopo la sconfitta all'esordio, Pier, va detto, ma ancora non basta, eh? Servono i 3 punti già a cominciare dalla prossima partita per sistemare una classifica che al momento non offre grandi speranze in ottica passaggio del turno. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Questi sono i risultati e la classifica dei gironi.
Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio.